Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning. Oggi andiamo a vedere l'unboxing del mio nuovo finalino di scarico, in quanto ho tolto l'estrattore della GTA e di conseguenza anche lo scarico doppio centrale, con il silenziatore finale tolto. Alcuni di voi magari già lo sanno se mi seguono su Instagram, quindi se non lo fate seguitemi su Instagram. E detto questo, monterò l'estrattore della Mito Restyling Mai 2016, quello ovviamente della linea sportiva, e andrò a fare uno scarico tutto diretto e monterò un finalino della Krapovic. Quindi intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, ho scelto di prendere lo scarico doppio con tutto il carbonio intorno come quello vecchio, e diametro interno è di 54, vediamo un po', sì, di 54 mm, sì, 54-55, mentre questi qua dovrebbero essere da, un po', 76 dovrebbero essere, infatti 76, quindi questo è da 76 e quello interno da 54 in caso li voleste prendere, e dovrebbero andare perfettamente sotto l'incavatura dell'estrattore, quello della Mito insomma. Avete visto il nuovo terminalino? Ovviamente non vi posso lasciare il link in descrizione perché è stato un acquisto su AliExpress, quindi l'unica cosa che vi posso dire è andate su AliExpress o qualsiasi altro sito di merchandising e cercate Akrapovic Exhaust System, cose del genere, e alla fine lo trovate e scegliete pure quello che più vi piace. Detto questo, volevo darvi alcune novità, ovvero le parabole interne dei fari le ho portate a verniciare dal carrozziere, però ci sono dei tempi di attesa non molto brevi, in quanto devo portare pure la macchina per fare dei lavori di verniciatura e correzione, e quindi insomma cercherò di portare al più presto possibile il video della seconda parte sui fari. E altre novità: la verniciatura dei nuovi cerchi da 17 che a breve dovrebbe uscire. E detto questo, Mitch Tuning vi saluta, iscrivetevi al mio canale, alla mia pagina Instagram Mitch Tuning, lasciate un bel mi piace. Ciao a tutti ragazzi!